Roberta Mamusa, lei è la madre di Manuel Piretta. Ci sono delle novità, siamo ancora in una fase di certo probatorio, l'avvocato Lorsi ha già avuto modo di spiegare quali sono appunto gli aggiornamenti. Qual è il suo stato d'animo da madre? Beh, sono molto angosciata, molto, perché Manuel non me lo riporterà nessuno. Oggi è il suo compleanno, avrebbe compiuto 36 anni se non l'avessero ammazzato. Quindi è una giornata per noi ancora più dolorosa, più tutto quello che sta emergendo. Non vinciamo niente, la nostra vita non cambierà. Vuota era e vuota rimarrà per sempre, anche con la verità, perché Mane non tornerà più. Quindi è una cosa che glielo dobbiamo come genitori, gli dobbiamo la dignità che gli hanno tolto, il fango che gli hanno buttato addosso. Chiamandolo mostro, chiamandolo di tutto e di più, che era un diavolo, che era questo, che era altro, mentre Manuel era un ragazzo dolcissimo, proprio non incline alla lite, anzi era sempre per la pace proprio. Quindi lo stato d'animo è, ripeto, è dargli quella giustizia e la dignità che gli hanno tolto, al di là che poi, come è emerso ieri, appunto è stato ammazzato e è dato fuoco. Siamo ancora nella fase dell'incidente probatorio. Sì, ma quello è stato, come vi ho detto, l'avvocato Lucci, sono delle si stanno attaccando alla metodologia delle cose, però il succo ormai è quello, cioè, voglio dire, hanno poco, l'ultimo, io penso che sia l'ultimo colpo di coda della difesa, ma anzi noi ringraziamo la procura di Cagliari, che il dottor Ganassi e la dottoressa Muscas, che ci hanno permesso di dare voce a Manuel.